Eccoci qua ragazzi, benvenuto, benvenuti a tutti. Come state? Allora, aspettate che avvicino il microfono un attimino. Allora, insomma, Mighty Mars, oggi siamo, praticamente oggi proviamo una mod pack, ok? Praticamente questa mod pack l'ho scaricata dall'app di Twitch. Ci sono varie mod pack e vorrei fare una serie provando un po' tutte le mod. Allora, vediamo un attimo perché in realtà sono già in gioco. Vediamo un attimino, lui ancora mi lascia che sto caricando, ma io in realtà sono già in gioco. Ok. Vediamo un attimino, ok, ci siamo. Allora, la mod in questione si chiama Roguelite Adventure Dungeons. L'ho provata ieri sera, 5 minuti, la esploreremo bene bene e la porteremo avanti, ok? Questo in single player, eh? Andiamo anche su Discord intanto. Ciao Pablo. Come va? Ok, Bene, bene. ma poi l'hai provato il programmino che mi hai passato? Cioè, No, non l'ho provato. Allora, facciamo una nuova partita. Il seme, vabbè, lo creerà lui. Sopravvivenza, comandi sì, nel caso servisse qualcosa. Però lo giocheremo in survival. E crea un nuovo mondo. Sto provando una mod pack di. Che ho trovato sulla. Quelle che si trovano su. Spacecraft 2? No, quello poi lo proverò. Come si chiama? Roguelike Adventure and Dungeons. Ah, presente. Sì, RAD. non è male. Ci sta. Onesto. Tanto piano piano le proverò tutte. Tutte, quelle principali, via. Non è tanto. Poi dopo passerà anche altro. Sarebbe buono riuscire a trasferire una mod pack que di questa su un server già fatto e finire, Mai ti sono 2 euro al mese. capito? In che senso, veramente? C'è un sito che tu gli dici: tieni, carica questa mod, carica sto salvataggio. Lui ti fa ok, e cioè, tu gli dai paghi 2 euro al mese, 2-3 euro al mese, e lui ti carica il salvataggio e le mod. Però se è stronzo, non ti mette niente plugin, non ti mette niente. Quindi dopo griefing, manetta, però cioè, non pensiamo a questo problema. E devi farti, se non vuoi smettere di pagare, devi richiedere la copia del salvataggio del server per farti dare l'ultimo backup, ecco. In questo modo ti mantieni i salvataggi. E che serve Ecco. questo? Il sito adesso non mi ricordo un attimo, si chiamava cosa del genere. Ma 2 euro al mese compreso il salvataggio ti dà? Cioè, compreso anche l'uso del server? E tu gli dici: tieni, carica queste cose dal mio indirizzo IP. E ti fa, penso ti faccia admin, come un utente admin. Però non so se dopo gli SP posso entrare. No, vabbè, al limite anche senza SP. Perché, Minecraft per esempio, se server. io faccio un server, no? Preso da Game Hosting, comunque devi prendere 8 giga di RAM. No, al solito mio amico ha detto che ci ha fatto un po' tipo qualcosa con le API, che era un obbrobrio di roba meccanica, quindi. Cioè, 8 giga di RAM sono, mi sembra, 13 euro al mese. Adesso boh, quello non lo so, non so dirti. Però
Sì, forse è vero. Per un server mandato costa di più, probabilmente. Sì. Quindi 2 euro al mese mi sembrerebbe di molto No, poco. ovviamente no, forse no, ora che ci penso. Ah, di più. Avevo visto che c'era questo qua. No, ho sbagliato. Allora, un attimo che sta caricando. Ma dove mi ha messo? Non Questo è Minecraft, sta giocando a Minecraft? Ok. sto provando la modpack che ti ho detto. Ah, è vero, giusto. Che Mazza. forse... No, niente. Poi ci sono 2x perché dove sono? Sono morto. Peccato. Oh! Che è? Che desidera? Ma è lui che mi ha dato fuoco? Oh! Questo c'ha con me, oh, è incazzato! C'è un mago incazzato qua dentro. Ah, bastava dirlo, andavo via. Senti che c'è quando stai con un cuore c'è il battito, spettacolo. Il sound è figo in questo qua, eh. Intanto mi dà qualche laggatina, anche di che penso proprio di rallentamento. Io ho messo 6 giga per utilizzarla sulla mod. Quanto hai in totale? 8. Ah, allora sì, dai, onesto, onesto. Ma stai attento che se ne metti troppi dopo ti ciuccia anche da Windows, Infatti mi non va? sembra che mi stia laggando di Quello. più che ieri. L'ho testato, ieri sera non mi laggavo. Quasi Cosa? niente. Tu dicevi un server da quanti giga? 8. Per fare la mod Ah no, niente, allora stasera sto sito no. Mi vuole un sacco di soldi, tipo per un notte non te lo dà neanche, ti dà da 7 euro 26 euro. Da 7 giga no, troppo, questo è troppo. E, no, allora quello che ho visto ieri per fare vanilla 1 giga 2 euro, cosa del genere. Bene. Adesso fammi vedere quanto costa questo. mi sta laggando di più di ieri sera. Ieri sera forse perché l'orario era alle 11. Che figata quella torre là. O forse perché ho messo troppa RAM. Io posso scavare con questo, tanto bene, no. Perfetto, ciao Dark Lessi, ciao. Come va, ragazzi? Sto provando questa modpack che è trovata sull'app di Twitch. Molto molto carina. Che diavolo? Moonstone. La Boston fa parte della... Non lo Ma guarda, qui immagino. c'è la lista delle mod. Vabbè. Forge mod, poi non le conosco. Item, Psysic, Cosa non ho sentito? c'è qui c'è item Psysic, Toolkit, OTG Core, Foam Fix Core, Random Default Set, vabbè. Per skin, acquaculture, aroma, cioè aroma è La Roma 1900. è per aggiungere delle piante, se non mi C'è ricordo l'aroma male. core e un'altra aroma di Mansion World. Poi Bowless,
Atom 2, Tombstone, Quark, Better Advanced, Better Diving, Bibliocraft, Bigger Packets, sono sei, Open Terrain, Beyond Boundle, Chilled Bonsai, Chilled Mod, Cavern 2, Chameleon, Change Cube, Charm, Chest Transporter, va bene. CTM, Chisel, Clumps, Colossal, non so cosa si punti. Cooking, c'è un bot ragazzi, Creeper, Confetti, Cucumber, Customized Dungeon Loot, Cyclic, etc, non mi sta a leggere tutto, se divento scemo, vabbè, Doom Like Dungeon. C'era una mod per, mi ricordo, per Minecraft che ti metteva praticamente i mostri di Doom, del gioco di Doom. Ah, figa, io mi sembrava anche provata. Patchouli, Ah, sì. Pitchouli. Sì, comunque Minecraft ho guardato più o meno per 8 giga di RAM e i modpack già supportati sono 24 euro, quindi Capite che non avevo guardato per le mod, ora che ci pensavo, ora che ci penso. L'hai preso quel gioco su Epic Games? Con no, il bravo, GDR? bravo, che dopo me lo ricordi dopo la C'è anche live che. il co-op che è carino, devo No, ma dire. poi mi interessava con i giocatori preferiti. Ricordiamo anche dopo la live. Vabbè, ogni tanto mi fa sta laggatona di qualche secondo. Ragazzi, devo aumentare le RAM. Solo che io tra meno di un anno mi compro il PC nuovo, non volevo tirar via 50-100 euro per delle RAM che poi magari me le devo anche ricambiare perché. Purtroppo se le prendo adesso devo comprare le RAM a seconda di quello che ho adesso. Poi dopo mi tocca cambiarle, sono un po' soldi, secondo me un po' buttati via. Però sono abbastanza sacrificato. Allora, semi di anguria e magic pin. Però bellino la chest con l'arrampicante, cos'è? Questo cos'è, un albero? Bello nella neve. Laghi un po', fuffette, lo so. Ho creato un modpack per sostituire quello dell'1710 in 1.12.2 con 90 mod. Se ti va di provarlo sul Technic Launcher, si chiama Not per Mods. Allora, Dark, se vuoi. Mi mandi il link su Discord e lo provo volentieri. Poi magari dirlo anche a Artio, che comunque il mod e diciamo il server ce l'ha lui al momento, anche perché adesso lo sta preparando per fare un server minigame, quindi però lo provo volentieri. Se non fosse troppo pesante, vediamo un po' se riusciamo a inserirlo. Perché l'idea era quello, mentre lui faceva il server minigame, di andare avanti intanto con quello moddato. Il problema è che a lui serve spazio per fare le cose e tutti e due insieme non riesce, in un unico server non riesce a tenerlo. Capite? Sarebbe buono prendere due server, ma due server la spesa comincia a essere un po' abbondante. Qualche Comunque stecchione. lo provo volentieri se è bellino lo. Cosa ci hai messo di caruccio? Sì, per sostituire quello. Sì, guarda, se dopo mi mandi su Discord in privato
Mi mandi il link e lo provo volentieri. Poi magari ne parlo anche con Artio. Se riusciamo. Questo è un dungeon comunque, mi sa. Va bene, Fofetto. Non so se è sempre attivo il server, ragazzi, eh. Mi sa che non è più. Non è attivo È la ormai. giornata 1.8.10, ho visto prima. Sì. E proprio quando ho provato dal mio launcher a aggiornare, quindi bisogna mettere Forge 1.8.10 e forse pulire anche il vecchio Forge perché dà dei problemi. Ma quindi è acceso adesso il server? Non lo so perché non sono riuscito a cambiare versione. Ripeto, lui sta preparando il che ci vorrà un po' di tempo, ragazzi, per prepararlo. Che lo sta facendo da solo al momento. Poi ci sarà anche qualcuno. Anzi, se ve ne intendete e gli potete dare una mano, contattatelo. Basta, tutto sto casino per una cesta. Penso ci fosse il mondo qui dentro. Poi mi piace che in questo qua, quando casca la roba, sta a terra tipo come se fosse reale. È una shader pack, se non sbaglio, mi sembra. È carino, cioè, se io metto per terra per dire i semi, cascano in modo tale che sembra che sono veramente appoggiati a terra. Capito? Ma sai che quello ti fa laggare più di tutto, lo sai però. Cosa? Cioè, Ah, ma il no, modo non che ho grafica reale. Se io tiro a terra della roba. ma tutto quello che. Vabbè, ovviamente, ma tutto quello che riguarda la modificazione del Insomma, mondo io. appesantisce. No, no, È sono una d'accordo. mod pack che ho preso, non è che la posso cambiare. Non credo. Poi ci Sì, sono sti puoi spegnerle portali. qua. Sì, dici qualcosa posso. Vabbè, ma io la voglio provare com'è. C'è sti portali, vediamo un po'. Ok, beh, non lagga tantissimo. Ogni tanto da qualche. Già detto ad altro, lui mi ha detto che sta settando quello del minigame. Comunque, ti passo il link. Non è nemmeno pesante. Ma basta che c'è il nome. Io con Sassi. 3,5 GB di RAM vado 80 fps. Sì, per provare lo provo. Sicuramente. No, porca puttana. Ci ho anche insistito, eh. Ananas. What? No, cosa hai fatto? No, non mangia l'ananas. E il bello è che non si era attivato, ci ho pure insistito. Che diavolo? Ok. Sì. Dovrà caricare, mi auguro. Ma che diavolo è? Ma che è sta roba? Dimmi come si chiama. Cosa? Vuoi sapere cos'era? Non lo so. Ah, scusa. Io sto cascando in posti assurdi. Guarda un po'. Che Arrivo, cacchio. mi sta laggando la live, aspetta. Adesso ci guardo. Ma continua a cascare. Ma che diavolo. Tessuto disfatto. Ma che mi. Ma che possesso? Stai vedendo Pablo? No, un attimo, devo caricare la live. Che quel giochino lì blocca il mouse. Cioè, non ho trovato l'impostazione per sbloccare il mouse. Cioè, ci sarà probabilmente.
diavolo di roba. Non è bassissimo, abbassa un po' la luminosità, non si vede niente. È un mimic. Aspetta. Probabilmente. Te magna, eh? Brillante, siamo già brillanti. Ma carità, ma questo è proprio un mondo di... Che cacchio di mondo? È brutto. Porca maiale. Non so come ci sono finito. E non so manco come uscire. Ma poi... Sei nel limbo. Dimensione... Fai un buco, fatti un buco, mainti e... Eccomi. Basta. E guarda, apri il manuale, magari c'è scritto. Guardate che buco qua. No, no, solo proteggi dei mostri, solo per quello. No, ma io voglio andare via di qui, non mi frega di stare qua in un posto scuro, buio. Apri il libro. Ma lì c'è scritto. Ma il libro che cacchio mi dice? Ti scritto, magari scorri attraverso le quest, vai sotto, magari c'è tipo dimensioni strane. Come fare robe? No, è anche per come andare. Per esempio, se vedi c'è scritto tipo la Towncraft, vabbè. Ma boh, ci potrebbe essere un... Ma basterebbe mi suicido? No, eh. Boh, suicidati. Non si suicida? No, non prendi danno? No, perché casca sul morbido, credo. Ma la chiave te l'ha data quando ti ha spostato? Sì, la chiave serve per aprire la tomba quando muori. Ah, ok. Non c'entra niente con questo mondo. No. Ma non capisco anche... Non l'ho mai visto, purtroppo. Io sono più tecnico. Che io. Vabbè, ma facciamo così, scusa. Riparto, ma non ci voglio stare qua. Ah, sei zipper. Ah, ho capito. Sì, me l'aveva accennato allora Artio. Che stavi facendo... Questo eliminiamo. Tanto chi se ne frega. Un sacco di tempo, no. 10 minuti. Sopravvivenza. Comandi. Infatti avevo anche i comandi. Però se non sai come uscire anche con i comandi. Ah sì, comunque me l'ha accennato. Sì, sì, poi lo provo. A me tornava bene anche ai tempi quando funzionava Ternos. O Aternos. Funzionava di molto... Poi era figo perché praticamente... Nel, diciamo, sul sito te potevi scegliere, per dire, una modpack. Lui aveva una ventina di modpack suoi, tipo Natural Magic. Te la sceglievi, lui te le scaricava direttamente e andavi sul server col moddato direttamente, senza pagare niente. Solo che adesso praticamente non va più. Mi dà tipo 60 minuti, 2 ore d'attesa e poi non sta nemmeno... Non sta nemmeno... Cioè, ti butta fuori dopo un minuto. Ok, grazie... Zyper. Ma te la cosa stai giocando, Paolo? Ah, un gioco gratuito di Epic Game? Yep, carino. Sì. Ma è carino, è a turni? Sì. Allora, il sistema di combattimento effettivamente è un po' come Minecraft. Sì, ciao, un po' come Final Fantasy. Un po' come il primo Final Fantasy. La grafica ci assomiglia, se possiamo dire che ci assomiglia. Ah, a proposito, sei un altro gioco di quel genere lì che sul Nintendo che ho visto, molto molto carino, che secondo me si chiama... ora il titolo completo non mi ricordo. Comunque c'ha un nome e poi c'è scritto Quest 9. Non ho presente. Poi te lo dico. Però è sempre di quella tipologia lì. E l'ho visto tipo cartonata molto molto. Cioè molto molto figo. Nice.
Solo che ragazzi, i giochi della Nintendo, ma io sono, Costicchiano. costa, ma sono senza niente, mortacci sua. Cioè, ma almeno un piccone dammelo. Costano almeno 40-60 euro. Che poi non sono tanti i giochi belli da Nintendo, sono 5-6, eh. Io. Sì, sono quelli che spaccano. Sì, quelli si spaccano, cioè, sono spettacolari. Ovviamente se uno si prende una PlayStation c'è una gamma di giochi da scegliere molto più ampia, solo che diciamo io la Nintendo l'ho presa come supporto al PC, non come sostituzione. Quindi io punto al fatto che magari Facevi una vita magra se dovevi sostituire. Facevi vita magra se lo sostituivi e basta. sì, se sostituisco con Nintendo si sì, è una vita magra, molto magra. L'uso come diciamo implemento al PC e con l'ideologia che gli sviluppatori mi regalino magari qualche chiave senza che io stia a comprare. Ovviamente i giochi più belli non me li danno, mi danno giochi tipo Riverbound che ho portato, quella dell'altro giorno che anche lì non mi ricordo come si chiama, però insomma. Sono giochetti che non sono né bellissimi ma nemmeno bruttissimi. Da portare ogni tanto vanno bene. Quello che dicevi te come si chiamava? Quello. Octopath Traveler, quello spettacolo. Quello non lo Purtroppo quello sanno. lì non me lo passeranno perché gli sviluppatori sono un po' grossettini. E non è gente che passa la roba a me, poveraccio. Un attimo. Ah, il brutto di Eternos è che devi stare online, se non c'è nessuno il server si chiude. Ah, ma il problema è anche un altro. Sniper, il problema è che se devi aspettare 2 ore per entrare non ne vale la pena. Poi non è stabile. Ciao Leonardo! Oggi niente server, allora, il server non so se al momento è acceso, magari controllate ragazzi, perché Artio sta facendo di sana pianta un server minigame dove ci sarà anche magari il vanilla e non so se ci sarà anche una sezione moddata addirittura, non lo so, perché al momento lo sta facendo da solo, quindi lui fa il possibile e ci vorrà anche un bel po' di tempo. Quello che noi volevamo fare è lasciare il moddato mentre lui si occupava del. Bellino il maiale. Del. Ma porca, anche i fiori. Era di lasciare acceso il moddato mentre lui faceva il server minigame, solamente che tutto su un server non ce la fa perché a lui serve spazio per fare delle robe. Quindi vedremo un po'. È il problema, ogni tanto sta laggata maledetta. Ma aspettiamo 4 ore. Gilby! Oggi ho dovuto aspettare 70 minuti per avviare un servizio Eternos. No, ma ragazzi, Eternos non è. Ma poi una volta che sei entrato è stabile oppure ti ha buttato fuori? Non è sempre opponibile, ragazzi. Perché il problema è che a me mi buttava fuori dopo 5 minuti, nonostante aspetto 70 minuti. Perché se facesse entrare, ragazzi, uno dice mi organizzo, parto Quale 70 tema minuti. scuro che ti metti in coda? Sì. Ah, sì, non è Cioè, uno top. dice ma faccio una live, mi organizzo 170 minuti prima, un'ora prima. Risolvo, il problema è che poi ti butta fuori. Madonna, ma i fiori che ti danno fuoco, i fiori che ti teletrasportano, i fiori che ti sparano, i fiori. Ma almeno i fiori, ma li fa falli. Io vorrei uscire da questo bioma.
non è che sia brutto, però volevo vedere qualche struttura strana, un villaggetto. Ehi, salta, salta. Salta. È tutto molto bello, eccolo là. Non sono sabbie mobili, vero? Ok. Più che altro questa mod è perché c'ha un sound spettacolare. Abbastanza stabile. E io invece ho notato che dopo 5 minuti mi butta fuori. Forse perché, come dice Zyper, se non c'è nessuno ti butta fuori, no? In automatico, può essere quello. Cos'è? Buone. Buone. Solo buone. Una casetta. Andiamo a vedere. Sì. Dove sei, maledetto? Una cosa bella di sto gioco qui è che se ti muoiono tutti e tre i giocatori durante un fight, perdi. Ma di cosa stai parlando? Del nuovo DeFi Fight for the Night. No, for the Night. For the King, sorry. Non mi Ah. veniva. Comunque ragazzi, ve lo voglio portare anche questo gioco qui. È gratis su Epic Game, c'è il link sul canale Discord dove insomma vi dice. Vabbè, questa basta per l'Epic Game. Sì, Epic Game, però ho messo anche il link su giochi scontati. Che poi vi manda su Epic Game praticamente. E lo voglio portare questo qui perché l'avevo già adocchiato tempo fa. È carino. No, lo andiamo a vedere qui come sono i dungeon, se sono uguali. Senza manco mezza torcia. È un fenomeno. Qui. Poi secondo me mi lagherà un botto nel dungeon. E ti piglio. Nel dubbio ti piglio. Secondo me mi lagherà un botto nel dungeon. Non è detto. Sì, mi lagga fuori. Oh, com'è bello il buio. Ma ti spacco un albero e fatti un po' di cacciolo, dai, su. Non ho il carbone. Potrei fare la carboniella. Andiamo a vedere e scappiamo, eh. C'è nessuno! Uno! Shottato. Rompilo! Non lo rompe, non riesce a romperlo, aiuto! Liuto! Liuto! Vabbè, sono come quelli di sempre. Antipatici. Mi fido. Vabbè, i dungeon sono i soliti, dai ragazzi. Sono sempre quelli. La minestra è sempre quella. Anzi, la merenda è sempre quella. Io questi non li avevo presi. Cose strane. Bam! Zurp! No, le scritte mi piacciono da morire, tipo Batman degli anni 80, 70. Sono bellissime. Salve. Chi è? Chi è? Sono io, Mighty. Ah, signor Artio, come va? Sì, tutto a posto, grazie.
Stavano domandando, ma è il server? Ma il server? Sto cominciando a farlo bello, devo dire. Farlo bello, quello del minigame. Ma l'hai aggiornato? Eh? L'hai aggiornato versione di versione? Diciamo sto facendo un bungee cord, quindi ogni server sarà diverso per ogni modalità, cioè. No, perché poi dalla lobby ovviamente potrete andare nei vari server e... Ma però loro hanno chiesto quello mod, cioè quello volevano sapere quello moddato. Ah, quello moddato. Non lo so, volete che lo aggiungo, perché non posso più prendere i blocchi, maledizione. Dai sto blocco, porca put, cazzo. Aspetta, OP, ecco, mi devo oppare, ecco perché. No, neanche, ma cioè te per esempio mettere quello di che ha proposto Zyper, Zeta Hyper? Sì, poi ce la fai a lavorarci. Non l'ho visto ancora, perché mai ti sto lavorando talmente tanto che non l'ho visto il suo modo. Ah, vabbè, poi magari lo provo io, ma nel caso te lo puoi aggiungere senza che ti dia problemi a fare il tuo lavoro? Allora ci devo provare. Ci devo provare, quindi io non so che robe sono queste. Lantern caca spruzzo. Allora sono lantern caca spruzzo. Ok, ho fatto un casino che non dovevo fare e non so come rimediarlo. No. Alta, sì, forse lo so, ma ah no, è vero, perché io in questa modalità non posso. Ok, in questa cosa. Ma comunque sta procedendo bene, hai parecchi problemi? Ma per ora sta procedendo bene, a parte il problema che mi sono creato io da solo in questo momento, però sta procedendo bene, devo dire. L'importante è quello, dai. Esatto, allora come lo risolvo adesso? Maledizione, che palle. Cioè non posso lasciarlo così, dai. Vedi, non mi dissete il ragazzo che poi sbaglia. Deve essere concentrato. Non posso neanche sistemarlo, dai. Vabbè, no, comunque già per lo provo, poi vediamo se possiamo metterlo, se la modpack va bene, se tutta una serie di cose. Io... Sì, esatto, comunque ti dico, lui ha creato credo un modpack da quasi più di 100 mod, quindi ha detto, l'ha detto, quante erano? Prima mi aveva detto 100, poi non so adesso quante ne ha fatte. Oddio, che cacchio è successo? Ora me l'aveva scritta, ma quante mod sono, Zai? Perché mi sembrava scritto, ma ora non riesco a trovare. Questa è praticamente un'isoletta. Allora, dato che si sta facendo gnotte e la gnotte è pericolosa, io visto c'è un gruppo 90 mod. 90, allora sì. No, allora 90, 100 no, 90 vabbè. Vabbè, però sono tanti comunque, 90, sì. Cioè. No, il problema ragazzi è che se è lo spazio, capite? Non è tanto la mod, è lo spazio, che se lui deve fare dei lavori e c'è già una della roba moddato, cioè praticamente l'utilizzo di un altro server, lo spazio si riduce parecchio. Perché io effettivamente sono già al terzo server che sto creando, perché sono più server collegati, sono già al terzo e quindi sono già 4 giga in meno, quindi devo vedere. Però io senza carbone sono un po' nella merdola. Lo rompe? Non rompe, ma non mi dà niente, via. Un po' di carbone. Ma in alto non è che c'era qualcosina, Per sapere. No, c'è del ferro.
Perché nei moldati non citava il carbone? Eccolo qua. Che strano, non mi è arrivata la notifica della live, ma se... Ah, eccoti qua, perfetto. Ora l'ho trovato. Oh. Ah, è un mondo... È un mondo vanilla? Questo? No, sì. È la, una mod pack che ho trovato sull'app di Twitch. Ah, ok. C'è anche scritto il titolo della mod. Quale mod? Ok, ok. Roguelite Adventure qualcosa. Ed è. Ma anche secondo me è che è carina. Il sound è di molto figo. Ogni tanto mi dà qualche colpetto di lag, tipo come adesso, che ci sta tipo qualche secondo. Io di solito, per non farmi laggare le mod pack, mettevo sempre una mod che era la FPS anti-lag, una roba del genere. Sì. E devo dire che il lag, quello di un secondo, si toglieva proprio, quindi non laggavo. No, ma io se laggo, laggo con un discorso di RAM, ragazzi, che con 8 RAM è... Solo che, come ho detto prima, io tra meno di un anno, a vedere a gennaio, mi prendo il PC nuovo, a dicembre. No, no, ma infatti, cioè... E prendermi 8 giga di RAM per poi doverle ricambiare, perché poi, capito, se io cambio tutto, devo cambiare anche RAM dopo. Vabbè, sì, no, ho capito. Sono un po' buttate via, solo che sono un po' limitate per certe cose. Poi smantellerò il mio PC e lo venderò su eBay, quindi se vi interessa, ragazzi, vendo i componenti, metterò l'avviso su Discord e su Twitch. Ah, per scrivere mai sono interessato io. Però vabbè, vedremo. Sì, sì, vabbè, ma se sei interessato poi ci si può mettere d'accordo anche in privato. Sì, sì. Purtroppo devo andare, quindi per oggi vi saluto. No, come devi andare? Non si può, qui almeno un'ora e mezzo la devi fare ogni giorno. No, devo andare a farmi. È da contratto. Cioè, contratto che nei miei paghi. No, devo andare. Però ricordi mai, ti ricordi di scaricare quel gioco che c'è la coop e dobbiamo giocare la coop. Quale gioco? Ti sparo. Quello su Epic Game. Ah, sì, sì. Allora, scarico su. Dude. King qualcosa, come si chiama? Forza King. Sì, me lo scarico perché, ti ripeto, mi piace. L'avevo già adocchiato, mi piace. Vabbè, ciao. Vabbè, ciao. Scaricatelo anche te, Artio, quello su Epic Game gratuito. Basta, aspetta, lo avvio l'Epic Game un attimo. Si chiama King qualcosa, Adventure King, King... La ceppa di King, no? Che ha detto si può giocare in coppa. Testè, l'ha detto. Ragazzi, io non lo so, a me minare su Minecraft mi è sempre piaciuto. Non so come mai. E di che è abbastanza anche ripetitivo minare, non è che... Beh, sì, effettivamente. Però mi è sempre piaciuto. Non mi ha mai annoiato a minare. Allora, vediamo un po' il negozio, eccolo qua. Oh. Trovarlo adesso senza sapere il nome è un po' difficile. Vai su... Ma guarda, c'è il link su Discord. C'è la stanzettina giochi gratuiti. Mm-hmm. C'è il link. Clicchi sul link. Clicchi sul link e muori. Come stavo per fare io. Ecco questo qua, For the King. Sì.
per scaricarlo e cos'è sul Se ti piace il genere, non so che genere sia, dovrebbe essere una roba a turni, perché l'avevo visto, l'avevo messo tra i preferiti, però ho visto tanto tempo fa, non è che me lo ricordo. Ok, vediamo se è questo. For the King, è gratis, eccolo qua, sì. Perfetto. Sì, sì. Allora aspetta che me lo Vengo anch'io. Vengo anch'io. Tanto il creeperino alle spalle maledetto, come sempre. Ah sì, Better FPS, eccolo lì, la mod che si bisognerebbe aggiungere, Better FPS. Ma io poi come l'aggiungo su una mod? Non lo so sinceramente su lì come lo aggiungi, però ti dico, se ti fai un modpack te la puoi aggiungere. Qua non penso sia fattibile. C'è troppa brutta gente. Cioè io in tutto come giochi, forse, in tutto. Ma che cazzo, ma sta volando! Così a caso, sta volando a caso. 15 più 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deve aver scureggiato. 6, 15. Ma quello se gli vado vicino mi attacca? È cattivo. 20. Tu quanti giochi hai giocato in tutto nella tua vita, secondo te? Ah, non lo Tanti. So, dai. Beh, io in tutto sul PC, io dico sul PC perché comunque non penso che tu hai la Play. No. Io sul PC ne ho giocati in tutto 21, in tutto. Oh. Io ce n'ho... Ed è un PC portatile. Su Steam ce n'ho credo quasi un centinaio di giochi. Porca troia. Scusa il termine, ma sono tantissimi. Ma se... Ma no. Come fai? Ma sei un genio. Ah, ecco qua, perfetto, posso fare anche così. Track. Ma poi io ricordati che quando ero bambino andavo in sala giochi a giocare. Quindi sì, io ho una palestra molto palestrata. Allora, sono 63 quando l'avvii con tutte le librerie sono 90. Better FPS, sì, però mi sa che no, come faccio ad aggiungerlo qua? Non lo so sinceramente come faccio. Cioè dovresti o scaricarti il modpack, nel senso scaricarti tutte le mod e poi usare Forge, cioè un po' più. Sì, ma poi dovresti anche sapere. Anche tutte aggiornate nello stesso, capito? Casino. Beh sì, adesso non lo so, forse te lo puoi anche scaricare perché... senza saper tutte le versioni. Che festa è questa? Questo mi darà lo scudo? Sì, yeah, ho lo scudo. Ok, ho fatto un casino che non dovevo fare e adesso è un pochino difficile da risolvere, cacchio. Aspetta, io che sono owner. Allora perché non riesco ad avere È la moda che intendete che fa laggare meno, sì. Pure io trovo molto interessante minare, sì, è vero. Ah, nel modpack che lui ha fatto ce l'ha messa, ad esempio. Allora, io c'ho questo che è uno scaracchio, penso. Verde. Però io ho finito. Facciamo una cosina, perché fuori tanto non ci posso andare, che sarebbe un suicidio. E no, però ragazzi. Mi dovete un attimino... Oh, non riesco a prenderli! Mollami! Ma c'è lo zombie di rotta, vomita, che fa dei versi bruttissimi. Me l'ho rotto. Senti, ma senti come rotta. Senti là, capite che sei uno zombie, ma
Così venite al sole, ciccibelli, so che è venuto il giorno. Senti là. Ma volete fare una gara di rutti per sfido? Capito? Morti. Non mi è rimasto niente, quindi o faccio una roba al volo mentre sono distratti. Vai. E la madonna. Quanto cuoce veloce. E aprire Twitch e andare sul profilo del mod pack, aprire la cartella e andare sulla cartella mod. Però sì, se ovviamente su Twitch c'è la cartella delle mod. Bisogna vedere, perché io l'ho presa dall'app di Twitch. Non so se lui scaricandola, lui me la scarica direttamente dall'app di Twitch, quindi non mi scarica cartelle. Non credo che mi abbia scaricato delle cartelle, perché penso che lui me l'abbia scaricato direttamente dentro la memoria dell'app di Twitch, credo. Può essere, sì. Anche se comunque l'app di Twitch ha tutte le app hanno sempre un percorso file, quindi sì, però c'è da vedere se te le scarica fisicamente, te le scarica sul PC proprio. Non lo so, cioè il Technic Launcher lo fa, il Technic Launcher lo fa. Invece Twitch non saprei dirti, non l'ho mai approfondito. Lasciate un secondo, sta, maledetti Robin. Fatemi fare la roba un secondo. Beh, ma vedi che non. Oddio, chi è questo? Io mi butto! Aio, mi sono pure fatto male! Spero si facciano male pure loro. Ma è pure giorno, mannaggia loro. Posso mangiare qualcosa? Allora, mi scusi, eccolo qua. Facciamo qui qualcosa di veloce. Perché qua è il problema? Un po' di sticchio. Facciamo una spada veloce. Ecco. E ce la facciamo fare con piccone. Poi vorrei fare altro, ma non. Che dici? Famo pure. Ci sta? Non ci sta. Allora. Io sono quasi a 10.000 punti, ma poi tanto li utilizzerò. Ah, sì, vabbè. Tanto, vabbè, ormai una chiave me l'hai pure data, quindi. Sì. Però minchia, ti lagga. Peccato. Mi manca l'ascia, se posso faccio l'ascia? Mi sa che non mi basta. No. Come è possibile questa cosa? Non è possibile che. Perché c'è ancora questo plugin bastardo? Ma che. No, madonna. Ma che. Ah. Ok. Succedono cose strane. Rienno a tante volte? Comunque figo, c'è anche la tempesta di sabbia su sta morte. Ma chi è quello là? Sono ancora vivo! Sono ancora vivo! Cascasse, si rovinasse, spaccasse tutti i denti. Guardalo. Ma pure avvelenato, che ha fatto? 23. Vediamo se ci dovremmo riuscire ad andare su. No, non è notte. Posso andare via? Posso farmi cavoli mia? Ancora i miei
I zombie ruttoni. Ah, scappi, eh. Clicchi col tasto destro sull'immagine del modpack e clicchi i tre puntini e apri la cartella. Ok, dopo guardo allora. Comunque per il momento non sta laggando granché, ragazzi, a parte qualche... ha dato ogni tanto qualche punta di laggata di 3-4 secondi. Sì, vabbè, quello non è un problema sinceramente. Ma lo devo picchiare questo? O no? Io meno, muori, mi fa consumare tutta la spada. Mi sa che era un NPC questo? Può essere? Vabbè, poi lo domanderò la prossima volta, eh. Via questo, via questo, via questo. Cosa ha tirato via? Questo no, vorrei prendermi questo e questo dopo. Dopo passi un 5 minuti sul server, sì, così vedi un po' i cambiamenti. Sì, sì. Ma io vorrei trovare un'isoletta felice che non è questa purtroppo e fare un primo deposito per non perdere tutto prima di finire questa giornata qua, perché la prossima mi sa che non sopravvivo. C'è un fottio di fiori, crystal flower. Questo dovrebbe essere bambù, bellissimo il bambù. Perché ogni tanto volo? Ma non capisco. Ogni tanto gli parte che vola. Sì, a casa. Gli parte il volo. Cibo non ne ho più, bene. Mi fa piacere. Così, allora, perfetto. Questa è la roba qui. Ma poi riuscirei anche a metterci un moddato dentro? Vediamo. Se il server comincia bene, quindi c'è gente, riusciamo anche comunque a guadagnarci qualcosa per avere un server più potente. Il problema è iniziare. Ui, perfetto. Cos'è anche quella roba là? Funziona. C'è una bestia strana. Tutto così com'era. Oddio, ho risolto il problema, per fortuna. Che cos'è? Però mai ti guarda, io prima o poi veramente prenderò e chiederò a mio padre, dammi 100 euro e inizio a pagarmi i founder, perché non ce la faccio da solo, ma dai. È pesante, veramente, tanto. Lo so. E poi sono da solo, cioè. Per quello stavo cercando qualcuno che mi aiutasse. Secondo te, cioè questo qui mi ha contattato a casissimo, io non pensavo neanche che qualcuno mi contattasse, invece mi ha contattato questo. Ma a pagamento ti contatta, sì, solo che... Beh, guarda, lui mi potrebbe... le prime due modalità, io a parte la vanilla e un'altra forse, mi servono due modalità da settare. Io lo potrei pure fare, però è sempre un casino, cioè... E lui me le farebbe a 10 euro, così. Me le setta tutte e due. Sì, però te questo non lo conosci, non sai come lavora, che c'è. Infatti lui mi ha detto il pagamento è a metà lavoro, cioè lui mi fa metà lavoro e poi io lo pago se per caso va bene e poi lui finisce. Bene, intanto c'è. No, non mi ha detto di farlo subito oppure a fine, a metà, perché sennò. Ma guarda, lo farei anch'io a metà, perché faccio metà, poi ti dico, guarda, adesso siamo a metà, comunque pagami, visto che ti fidi di me, e io te lo finisco, cioè. Cioè sta laggata di 5-6 secondi. Infatti sto vedendo che alcune volte laghi. Cioè no, se blocca, cioè lui fa una laggata tutta insieme. Comunque poi ho messo anche un plugin, che è quello che ti dicevo per i pressure plate, che tu ti metti sopra e loro ti sbottigliano fuori dalla lobby.
E sono fighi, cioè. Uno, bam, Non se ne due. pia più, non ce l'ho fatta. No, era Morto. una finta. Ma deve essere la gallina marrone che fa laggare. Il Uova. vanilla. Allora, io devo adesso settare. Oh madonna. Devo settare il vanilla. Che peccato anche questo. Vabbè, il vanilla cosa come. Se vuoi lo puoi fare normale. Però il vanilla quello proprio semplice, Sì. senza plugins, senza niente. Quindi, però, se faccio il vanilla normale, il problema è che poi la gente potrebbe griffare. Vabbè, ma non interessa, se griffano, griffano. Tanto il Rifa, rifa. vanilla. A parte che va vanilla cioè, trova il tempo che trova anche perché comunque è giocabile normalmente, quindi. Sì, guarda, sarebbe anche più leggero da gestire il vanilla con senza niente dentro. Sarebbe molto più. È molto più leggero comunque. Ma sì, fallo puro, poi tanto si griffano e Ma sì, guarda, vabbè. Dato non che interessa. ci sarà parecchia scelta, se non. Cioè si può anche non mettere, Ah, tu dici volendo non, lo puoi anche met non mettere, no. volendo. No, magari. Ma è comunque carino comunque fare un Sì, vanilla. magari si mette proprio per magari ogni tanto farci qualche live e giocare insieme. No, ma infatti, cioè. E allora sai Solo cosa per quello. faccio? Vado a Cucucucu. prendere il la si conferma sulla E non. borsa. Non. Mi salta. E no, oh. Rischia 3 volte di cascare di sotto. Crisi epilettica. Allora. Io non ho cibo. Minecraft server, perfetto. Download server di Minecraft. E Eccolo c'è il qua. creeperino che mi Questo qui aspetta, è bel bello. lo spigot. È lo spigot. No 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 no
la server, non so che si chiama server, se per caso sta. Allora, qui dovunque va mi linciano. 24. Ma se io mettessi un po' meno di 1024, tipo, io faccio da... da KB a LB. Da KByte a... KByte a megabyte. 1000K sono 1 mega. 100.000 mega. Se volessi tipo 5000000 sono 500 byte, 500.000 k. No, kb a mb. Uppla. Ma se io, se io gli dessi tipo mezzo giga di RAM, che vanilla, non è che sei classica, non è che ha bisogno chissà di quanta RAM. Sì, infatti. Vabbè, provo a dargli quel quel po' che voglio. Vanilla. Bello che quando metti la torcia fa l'espansione della luce. Figo. Ah sì, è una... c'è anche, anche la Optifine lo fa. Allora. Parecchi particolari carini stanno. Sì. Il sound soprattutto. Perfetto, l'ho stoppato il server. Allora io direi, intanto che è notte, io mi posiziono in questa grotticella e inizio la scavazione. Il problema sarà il cibo, che non ne ho più. Buon Andrea. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Sì, dimmi. Tutto a posto. Mi ha scritto Don Andrea. Mi ha scritto ciao, come va? Bene. Faccio lo so. Ma poi ci siamo.
Ma tanto le zucche mica me le posso mangiare, no? Che sto creando i vari server. Questo è uno dei lunedì. Lunedì acquista pace. Aspetta, ti muto un attimo, Artio. La roba lo venerdì barra giovedì. O venerdì o giovedì. È il 29 la verifica. Aspetta. No, non ce l'ho lunedì. Ce l'ho. Ma ho mutato un attimo Marte, anzi mi sono mutato un attimo io perché cose private e personali. Allora di qua c'è un pochino di ferro, di qua c'è un'uscita, quindi occhio alle spalle. Ho visto ci sono, ho visto che ci sono anche delle ossa di drago che molto probabilmente si potranno in qualche modo risvegliare, cavalcare, anche se non so quanto sia fattibile adesso. Magari poi vedo se riesco ad aggiungere, come ha detto Zai, per la mod e per non laggare, perché non lagga tanto, soprattutto quando lagga quando deve caricare i chunk, soprattutto visto. Però lagga quando deve caricare i chunk, lagga per tutte le volte che non lagga. Praticamente. È tutto è molto bello, ma non ho quello che mi serve, non ho cibo. Vediamo se riusciamo a fare almeno un bollettino. Yeah! Butta tutto dentro. La libri, non libri, questo. E c'è anche la Towncraft, ragazzi, Ah, mi sono mutato, Arte, perché stavi parlando con tuo padre, quindi da. Mi sono mutato. Capito? Già pieno, ma il bollettino non ci si fa niente, è già pieno, ragazzi. Aspetta che quando è finito dimmelo che ritorno. Ok. Eccomi. Senti? Ci sei? Mi senti? Senti, mi senti? Spero mi senta. Senti? Sì, ora sì. Ok, perfetto. Sì, mi era andato un attimo via il cavo. Aspetta, torno subito. Ma tranquillo. Ting. Ting. Ok, eccomi di nuovo. Calcare. Vedere calcare. Mi è andato via il, diciamo, il microfono. Sì, mi ha chiamato Don Francesco. Sì, mi ha scritto il Don Andrea. Don Andrea. Pensavo di essermi mutato, invece no, lol. Abbiamo sentito tutti i tuoi affari, tutti. Ma sì, ma me ne frega, guarda. Poi non è che ho detto. Non è che ho detto chissà che, cioè. Ma perché questi fiori?
Ok, sto creando il server vanilla. Ma quindi te finora cosa hai creato nello specifico? In questo momento ho dovuto settare al meglio, così non poteva essere griffato, la hub. La hub è la parte più importante, diciamo, di tutto il server. Ma la hub con l'H o senza H? Con l'H. Okay. Hub oppure lobby, come si dice anche. Però ti dico, ci ho messo un bel po'. Poi in realtà mi sono dedicato anche al fatto di cercare di capire quali plugin mettere, quindi cosa mettere dentro la hub, cosa fare come estetica. Ho avuto anche problemi in generale di altri plugin che, guarda, non ti dico. Quindi finora te hai messo l'antigrifo? Sì, la hub più o meno, diciamo, secondo me è abbastanza fatta, quindi adesso sto iniziando a fare, vabbè, il vanilla, che però è fatto. Sì. Adesso devo iniziare a fare le skywalls, perché le skyblock, vabbè, le faccio in pochissimi secondi, quindi devo fare le skywalls. Quelle che ho provato anch'io su... che abbiamo provato anche l'altra volta, quello delle isolette. Sì, diciamo, le skyblock, che sono quelle che abbiamo provato insieme, e le skywalls, che sono un altro tipo di modalità. Ma poi già ho deciso cosa metterci? Sì, adesso a parte... Sì, più o meno so come cosa metterci, quindi... Adesso devo mettere 2,5... Hard carbon. 3,5,1. Strano. Devo darla. Non ho mai visto questo materiale. 5,1, forse per 5,5. Finite le torce, che bello! Questa è la hub. Allora, 6,5,0. E se io vado a vedere un bungee. Chi è? Chi è che rompe? Oh, ma solo ho fatto anche il server per il PvP. Quindi c'è anche il PvP in questo caso. Poi non trovo il mod. Ma se metto true, prova a mettere true. Se lo volete sapere, mi sono quasi perso. Tanto per cambiare. Ma io sono furbo, seguo le torce. Che le torce mi porteranno all'obiettivo. Beh, non credo, molte volte le torce sbagliano pure. Beh, almeno l'ho messa io. A meno che non hanno, c'è una mod che mette lo zombetto che ti mette le torce per fregarti. Sarebbe figo, così ti frega, mette le torce. E poi quando sbagli senti una risata che ti fa. Esatto. Ma così sembra qualcuno che ci abbia dei problemi. Ah, questo. Okay. Hard carbon. E perché mi dà l'hard carbon che... No, ma l'hard carbon mi dà il ferro, però. Buono. Hard carbon. Aspetta, ragazzi, avessi tutto il mio inglese perfetto. Arca boia. Che mondo sarebbe senza Nutella? Ma questo? Cosa vuol dire? Che mondo sarebbe senza la terra? Senza Nutella. Ah, infatti. Ah, ok, infatti, però senza Nutella sì, non è un bel mondo. Ragazzi, alzate il volume al massimo. Allora vado fuori e fischia tutti gli zombie che vedo. Ehi, bello, che fai stasera? Allora,
Ma ci provo con tutti gli zombie. Ok, allora facciamo il calzino. Basta. Non esageriamo. Il calzino. Facciamo l'elmettino. No, perché due, maledetto? Ma hai rovinato, me ne hai fatti due. Lol. E adesso bisogna andare a cercare da mangiare, perché se aspetta un altro po'. Muoio. Muoro. Se aspetta un altro po' muoro. Poi rifacciamoci un po' di torchie. Oh. Ah, posso fare anche le pepite di carbone, bellino. Poi, okay. Vabbè, tanto se crepo mi dà... Però io qua, scusi, no? Peccato, perché dovresti essere sempre uno... Prendiamo no. le coordinate. Brutto. Dove me le no, segno? Che non c'ho mai un pezzo di... Pezzo di carta. Allora... È brutto così. Ho pezzo di carta. Meno, è una brutta offesa. Se ti dicono pezzo di carta, picchiali. Meno 77, pezzo di carta. Meno 773, meno 702. Quanto fa, ragazzi? Meno 706, più 62, meno 773. Facciamo lezione su Minecraft, dai. Lezione di matematica su Minecraft. La scuola moderna. Vedi che le zucche mi portano nel posto sbagliato, vedi? Mai dare retta alle zucche. Ok, credo che forse è meglio che un server in Spygot ma vanilla. No, perché qua veramente fai casini. No, ok. Ho scoperto delle cose che non dovrebbero succedere, ma ci sono. Tipo tipo che in un server vanilla normale, se tu lo metti soltanto normale, le persone possono spegnerti il server. Ah sì? Sì. Io l'ho appena testato, ho potuto spegnere il server anche se non avevo neanche un permesso, praticamente. Cioè. E che senso ha questo? Lo so, infatti adesso devo. Giusto, perché sennò va. Secondo me, ragazzi, ci sarà un bordello di gente che hacker, gente che le prova. Ah, basta di... che ci provano, guarda che vedi come non si ritrovano più neanche un'applicazione nel PC, te lo assicuro. Basta che ci provano. Poi per entrare, ragazzi, dovete dare i dati del conto bancario. Dovete dare i dati del conto bancario. Sì. Poi potete entrare e lì potete anche hackerare, non mi interessa più. Esatto. Fate come volete. E poi. Non ci sono problemi. Dai, che mi faccio pure la scaletta, su, che vuoi di più? La scaletta. Ah sì, però non me la fa così perché poi io mi sbaglio e casco di sopra. Vanilla. Vanilla. Possiamo farlo start sh, ok, perfetto, ora facciamo il bellissimo server per la seconda volta. Nel frattempo devo vedere una cosa, nel frattempo che guardo anche la tua bellissima live. E comunque ricordatevi che il server è stato fatto grazie al mio sostegno morale che io ho dato ad Artio, perché ovviamente anche quello serve. Sostegno morale è importantissimo. Vabbè, poi io in questo periodo comunque ci sto dedicando tempo, perché dove vuoi che vado? Quindi finché ti guarda, io ti dico, finché noi stiamo a casa io ci dedico del tempo. Quando inizieremo ad uscire, guarda, non mi ritroverai più nel server. Vabbè, speriamo che ma ora il 4 mi sembra che dal 4 di maggio si può cominciare a uscire.
Sì, se non sbaglio sì, però boh, io non ci credo, quindi no. Sto per atterrarci. Poi, raga, allora, a parte questo discorso qua, io penso, allora, seriamente, senza cavolate, che il momento più difficile non è ora. Perché ora, bene o male, siamo a casa. Io so cosa vuoi dire e confermo quello che stai dicendo. E il casino è quando si uscirà, perché tanto di testa di cazzo che non rispettano nulla. È la maggior parte. Quindi c'è grandissimo il rischio maggiore quando si comincerà a riuscire, perché che la gente ma che è? Aiuto! Ma che? Ora, ma ti sembra normale sta roba? Ma che è? Aiuto! Ma perché io finisco sempre in questo posto bruttissimo? Ma sottoterra mi ha messo. Ma che mondo. Che mondo malato è Minecraft. No, comunque sì, confermo anch'io. Sarà ancora peggio di quando inizio. Ma poi il brutto è che se per caso poi finisce questa cosa, quindi troviamo la cura e tutto, cioè le persone comunque avranno paura di starsi vicino. Quindi... Allora, il casino sarà, ma il problema è che il governo poi non vi dice le cose, vi dice quello che gli torna comodo. Esempio, vogliono riaprire i bagni quelli per andare, no, i bagni, i cessi pubblici, i bagni quelli per andare in spiaggia, no? Come li chiamate voi? I bagni per andare in spiaggia, i bagni pubblici. Sì, cioè. No, i bagni pubblici sono quelli dove vai a... a fare i bisogni. I bagni balneari. Ecco. Ah, le spiagge. Le spiagge, dici? Sì. Li vogliono riaprire. Ma te lì, come fai a controllare? Perché dice, metteremo gli ombrelloni a 3 metri di distanza l'uno dall'altro. Sì. Ma poi quando vanno in cabina, quando camminano sulla battigia del mare, quando vanno a fare il bagno, quando vanno per infatti, dire al no, bar lì. Non ha senso, cioè non è che li metti in riga. Cioè, quando fai il bagno li metti in riga. Cioè, queste cose qui te le fai perché? Perché con i bagni ci sono in concordato gli alberghi e tirano su milioni di euro. Perché, per esempio, io sto a Viareggio, c'è il carnevale, l'hanno fatto a febbraio, hanno fatto finta che già c'era il coronavirus a febbraio. Ma hanno fatto tutti finta di niente e hanno fatto il carnevale. Rischiosissimo. E, però non hanno mai parlato del coronavirus, mai, perché c'era il carnevale. Però gli alberghi hanno tirato su 9 milioni di euro. In praticamente il carnevale dura un mese o una volta a settimana, la domenica c'è, cioè, quindi sono 4 volte. E hanno tirato su 9 milioni di euro. Quindi vi fa capire una stagione di un'attività balneare quanto... gli alberghi possono tirar su. Quindi, per dire, il mercato, praticamente quel mercato, quel mercatino, quelle strade dove voi andate, non so se ci siete mai andati, quelli li lasciano chiusi. Perché? Perché lì non c'è un guadagno effettivo di tornaconto, capito? Non c'è un richiamo al turismo, se ci sono ci sono, se non ci sono uguale. Quindi, cioè, te mi apri una cosa che è a più, diciamo, viralità una cosa come i bagni balneari aperti che un mercato, per esempio, dove magari un mercato, se ognuno tiene la distanza, magari lo potresti anche fa. Purtroppo ci sono, secondo me il governo guarda più alle leggi di commercio che quelle sanitarie. Perché sennò certe cose non le faresti proprio. Cioè, loro hanno chiuso tutto un paio di mesi, però poi sanno che più di quello non possono tenere chiuso. Esatto. Ma poi c'è tante cose che, se uno ci ragiona sopra, sono cagate. Esempio, quando dicono sempre al giornale, oggi invece che 1000 contagi ne abbiamo fatti 950. Ma... cosa cacchio non conta niente, ma sì, poi sulla base di cosa? Sulla base di cosa? Cioè, ma non è uguale, cioè.
ti danno sempre informazioni. Ora ti vogliono dire che è sceso, ti vogliono far capire per forza che è sceso perché vogliono riaprire. Però fondamentalmente te non lo sai, perché non ti danno informazioni concrete. Vai a rischio, a tuo rischio e pericolo. Eh sì. Allora basta tirar su i soldi, poi cacchi tu, capito? Io ragazzi, come riaprono i voli aerei, piglio e vado in Portogallo. No, ma come? Dai, sì, mi lasci da sopra. Eh beh, io dovevo andarci praticamente a marzo e non ci sono potuto andare perché ho chiuso tutto. Io quant'è che devo andare? Ho già la richiesta, voglio anche l'appuntamento per la residenza. Ah, mitica. Però ha chiuso tutto e quindi non. E non ci sono potuto andare. Io come riapre qualcosa, figlio, vado in Portogallo dove la situazione là c'è, ma comunque. La Madonna. La situazione là è c'è comunque, ma è diversa. Molto più leggera. Poi ho già diciamo anche un progetto di lavorativo là insieme a una persona, quindi ho già varie cose in ballo là. Poi ragazzi, non ci abbiamo nemmeno nella strumentazione e ma nemmanco l'educazione ci abbiamo, perché noi ci stiamo un fila 20 10 minuti ci girano le palle. Vito, l'italiano è sempre il furbetto, cerca sempre di fare il furbetto scemo che poi ci rimette sempre, perché sono quelle furbate che poi non ti portano a nulla di qua. Io la vedo molto molto incasinata sta cosa. Beh, ok, il server vanilla diciamo è aperto. Yeee, yeah, tutti nel server vanilla. Guardate, mi hanno griffato. Ma non è giusto. Cavoli vostri, se vi griffano sono cavoli vostri. Adesso mi raccomando, va bene, commenterete nel server e lamentatevi di tutto. Stop server e vaffanculo. Eh? Non entrate proprio allora, se dovete lavorare. Non entrateci. Ah, ma io con sta chiave che devo fa? Perché hai una chiave? È la chiave del mio cuore. Sì. Ok, la chiave perché apre la tombetta dove mi prendo la robetta. Ti devi buttare in una tomba, non so. No, la apre. Però la chiave è fatta bene. Laghettino. E comunque Arti, concordavo ancora prima che parlassi, che la cosa mi piace. Cosa? Che te concordavi ancora prima che dicessi le cose, quindi. buona. Tu devi sempre concordare con quello che dico. Ma dove sta andando? Di qua. Ora io spero che non ci sia più quello là che mi ha killato, perché se no riprende la roba sarà un vero casino. Ah, ma sei morto? No, mi piace. No, mi ha dato un'accettata uno
e non ci ho visto più dalla fame. Ma accecato. Qui c'è altra roba brutta. Ma no, non t'ho guardato, non è vero. Ah, si vede bene sul tacco, meno male. No, no. Ah, ci manca anche lui, ci manca. Ma che è sta roba? Ma che è sta roba? Ma che dia... C'è troppi rumori, troppa gente, questo mi insegna... Ma non t'ho guardato, su, mamma mia, ma è permaloso. Dov'è la roba mia? Ma non era blu. Il problema, sai qual è? Che praticamente tutte le volte che muori il segnalino resta, quindi arriva a un certo punto che non capisci più qual è quello nuovo e quello vecchio. Ma non hai un tasto per attivare per vedere quali sono i segnalini? Cioè, di solito c'è un tasto per attivare che tu attivi e vedi i segnalini ci sono, per poi cancellare quelli che non ti servono e quelli ti servono. Ci sta, che ci sta, che ci sia. Ma io ce n'ho quelli di due, penso che siano quelli vecchi, che poi è di un'altra partita addirittura. In realtà non ci dovrebbero essere. Malti, cosa combini, eh? Poi sta cosa qui che cos'è? C'è una specie di macchia tremolante volante. Macchia tremolante volante. Rieccomi! Sniper, ribenvenuto. Ma io l'avevo cliccato, però. L'avevo cliccato. Non capisco che è questa macchia qui, non mi ci avvicino perché sicuramente è roba brutta. O sono io che devo andare dall'oculista, non lo so. Sta. Sono io che devo andare dall'oculista o non lo so. Può essere. Dai, su, quanto ci vuole? Fammi andare. Fammi andare libero. No. No. Aio. Allora. Un'anatra. Questa è un'anatra, bellina. Cioè, come una gallina, ma colore dell'altra. Oh. 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 No, 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 non è vero. Qua sotto, qua sotto. Non mi ha ammazzato. Mangiamo le bacche. Che bacche c'è che fanno? Male anche ste bacche, mo? Anche fiori mi picchiano. Bene. Eccomi. Chiave? E ora morirò subito, praticamente. Allora. Con cosa devo cliccare? Ah, aspetta, ecco qua. Per levarlo. No, no, la spada non gliela do. Non
so come le vado, ragazzi. Ok, quindi qui è tutto a posto. Adesso nel vanilla ho messo anche l'RTP, il random teleport, così almeno quando uno entra fa slash RTP e si teletrasporta random in tutto il server. Ragazzi, cioè avrei bisogno di mangiare urgentemente. Cioè sì, tutto il server in teoria. Ho bisogno di mangiare urgentemente. L'unica cosa è tagliare un po' di alberi, ma non ho niente per tagliare gli alberi. Questo mi sono quasi rotto. Allora, facciamo. Ho capito, che angoscia sto cuore. Facciamo un'ascia, almeno di pietra. Siamo di strani. Di base la J, poi vai sulla bandiera che segna waypoint e lo cancelli. La J? Che cos'è questa roba? Configura detto waypoint. Auto removal, allora. Auto removal date point. Ok. Dovrebbe andare bene, ragazzi, no? Enable waypoint manager. Allora, ah, eccolo lì, sì, è quello lì. Questo. Cosa? E il resto li lascio la spunta? Sì, secondo me sì. Sì, sì. C'è prova comunque. Full screen, time and date. Info slot. Quindi adesso dovrebbe andare via da solo. In teoria, sì. Basta sto cuore, capito? Un attimo, dammi tempo. Mannaggia. E fino alla 1.1. Perché non va? Non toglierli, ok. Clicca e ti si apre la minimappa. Aspettate che ora mi si è bloccato tutto qua. Ecco, perfetto. No, funziona, cioè non lagga. L'unico problema è che c'è sti momenti di blocco che sta una decina di secondi fermo, ogni tanto li prende, però in generale non è che lagga. Almeno, non so se poi lagga, voi vi lagga magari di più rispetto a me che gioco. Ma in realtà si blocca soltanto il game e a te si vede che parli e ti muovi tua testolina e basta. E quindi vabbè, io provo, intanto faccio una partita, Roblox o non so qualche altro gioco. No, una volta io vorrei provare a fare una live e su uno schermo ci metto un gioco da PC e sull'altro ci metto un gioco da Nintendo e poi faccio mezza schermata uno e mezza schermata l'altro. Che dici, una bella idea? Yeah! Può essere, sì. ma sai che è il battito che sta incasinando tutto. Oh, ho messo la spunta, andate in merda al gioco. Aspetta che a me sto battito qui mi ha un po' rotto le balle.
attimo. Te maialotto, mi spiace ma è questione di vita o di morte. Guarda un po', viene anche notte, mannaggia. Mannaggia. Buono che li cuoci quasi instant. Però praticamente non ho quasi niente. Poi tra un po' si romperà anche il piccone, quindi ne va fatto un altro. Qua. E poi dobbiamo trovare dove farci casetta, perché là nella miniera non è che sia proprio la casa, è così un accampamento provvisorio. Mazza quanto magno. Ma perché mi vengono le nuvolette quando mangio? Dai che è così notte, prendiamo legna che poi rimango senza di nuovo. L'unica cosa di figo che mi manca, che non, per ora non l'ho più ritrovato, che era nella Natural Magic, quegli alberi giganteschi dove ci potevi costruire casa dentro, proprio dentro il tronco, erano bellissimi. Erano nel Natural Magic e non l'ho più ritrovati. Non so che mod è. Comunque adesso dovrebbero sparire. No, però non spariscono nel tempo. Ah, dalla minimappa, Allora proviamo un attimino. Oh no, te buono. Allora. Oh no. Hai buono. No, delete map no. Che pascolo. Ecco, una cosa che non riesco a risolvere è il fatto delle skin. No, disable mapping no. Per levare sti cosi. Ah, ok, questo va bene, questo di... Le cavernine se me le facessi vedere. Non me la scende però. Il primo tasto, questo, waypoint. Ah, allora, remove. Madonna. Ok, perfetto, grazie. Vedi, uno che se ne intende. Poi non io. Non ho capito cosa stai facendo, quindi... Praticamente volevo rimuovere i... Tutte le volte che muoio mi lascio il death point. Capito? No. Okay. E non ci levava più. Perché non funziona, ma... Cosa non ti funziona? È il plugin delle skin, hai presente che... Ma l'altra volta hai detto che stava funzionando? Forse? Sì, no, lo so, ma... Ma chi è? Perché prende danni a caso? Là c'è una struttura! È mia! Cocorito! È mia! Tanto che non c'è una trappola! Me puzza! Tipo...
Oddio, ci sono anche le mosche, mo. Ma è vuoto? Sta avendo un leggerissimo sospetto. È vuoto, bene. Non c'è niente, è un 2x2, un 2x2 vuoto. Ok, che bello. Noi andiamo, magari se avessi fatto anche una pala non sarebbe stato un malvagio come idea. Secondo me è come giocare 2 ore a Minecraft senza combinare niente. Quindi... l'alberone, no, questo è sempre piccolo, quello che dicevo io è molto molto più grande. Oh no, io. Da un po' cascavo giù. È molto più. Praticamente l'albero che dico io è largo come questo spiazzo, come questo spiazzo qua. Come se fosse. Mettete uno spiazzo grande così. Cioè te proprio ci vai dentro, ci scavi tranquillamente, ci costruisci dentro tranquillamente il tronco. Gigantesco. Questi sono già grandi, ma. Il tronco è sempre piccolo. Buonasera. Scusate, eh. Mi dovevo allo sfizio. Perché non va la folla? Che poi il bello dici, non è che funziona. No. Guarda come viene lo zombie subito. Questo però non è uno zombie ruttante, eh. Sono 10.100 punti. E la madonna. Se voi ne uso 2.000 per sbloccare qualcosa. Magari sblocca un'immagine salva. Sblocca emoticon abbonato casuale. Emoticon sub. Va bene, dai. Non so se te lo sblocca fisso o te lo sblocca un utilizzo solo. Non lo so, vediamo un po'. Fai un po' di test. Ah, ecco qua, ti è. Che cacchio è? Ma non si vede. Allora, questo... ma perché così piccolo? Non lo so, sai. Questa cosa non lo allora, so. Allora, quella è una scritta, c'è scritto 10. 10 con scritto sci. Perché dico sempre 10? Però non vedi, si... lo posso scrivere, perché... diciamo, è un'immagine come questa, come questa. Sono tutte immagini che io ho sbloccato con gli abbonamenti. Però non si legge. C'è da cambiare... C'è da cambiare formato. Ah no, non posso sbloccarne più di una in teoria. No, uno. Ah no, non più di uno. Cioè io volevo sbloccarne un altro e non me lo fa sbloccare per ora, quindi non so come funziona questa cosa. Non lo manco io, perché l'ho messi poi? Come perché auto è impostato da Twitch questa cosa qua. Non è neanche un'applicazione esterna. E anzi, vi dirò una cosa. Quando poi lo utilizzerete per prendere la ricompensa che io ho aggiunto manualmente, non so poi come Twitch te li scala. Oh, che cacchio è? Ma sei scemo. Twitch non so come te li scala, sai? Non so, perché vabbè, questo qua è una, il discorso dell'emoticon che ha appena fatto Arte è una cosa che l'ha messa direttamente Twitch, invece quella del giveaway l'ho aggiunto io, quindi poi non so lui come te li scala,
come riesci a vedertelo non lo so sinceramente, bisogna provare. Al limite se non li scala quello che poi si prende la chiave e lo considero che sta a 17.000, quindi il prossimo magari se lo prende a altri 17.000 punti, non lo so, vediamo un po', perché io ho grosse manipolazioni, per esempio anche i punti sono 200, ma questi cacchi di fiori maledetti, brutti, zozzi, che mi mettono sempre sottoterra tutte le volte che ci passi accanto, questi non mi piacciono. Non so che mod è, non so cosa servono, magari ci farai cose bellissime, ma che cosa, però tutte le volte mi mettono sottoterra. Mi ha dato un emoticon che non si vede, che bello. L'Almighty. L'Almighty, sì, era per... Ma... C'è questa? Non basta, non... No, ci sarebbe un'altra in realtà. Che è praticamente un cane stilizzato con la bocca aperta. Poi ragazzi, anzi, se avete qualche emoticon carino da suggerirmi, me lo dite, perché i miei fanno un po' cagare. Poi c'è sì il messaggio evidenziato, c'è pure. Ma dove mi ha messo questo? Ma mi ha messo a 30.000 km sottoterra questo. Guardate che sto scavando. Aiuto! 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 Qualcuno mi aiuti! Qualcuno mi aiuti! Per esempio, una cosa che a me ci vorrebbe sono quelli che fanno la grafica del canale, no? Presente? Che fanno praticamente le overlay, come si chiama? Sì, sì. Anche quello ci vorrebbe, perché non è che sia proprio... Sì, tu non è che hai proprio il massimo di... No, però, capito, quelli che lo fanno è già, siccome gente che vuole i soldini, chi lo fa vuol dire che ha già un canale già un po' grandino. Anche un bel po'. Ma neanche tanto, però comunque almeno 4.000-5.000 follower ce l'hanno. Se no si fa come tanti canali che come aprono la prima cosa che chiedono, donazioni. Non mettono solo quella. Non mettono altro, donazioni. E mi sembra che le donazioni le ho messe dopo un bel po' di tempo. E poi sinceramente non le chiedo neanche male. Allora, qui andiamo su così, perché no, io non so il maledetto fiore dove mi ha messo. Io ho finito anche piccone. Cioè, ma... Guarda questo dove mi ha messo. Ma ti sembra normale? Cioè... Siamo seri, ma guarda che... Dove... Brucia, maledetto! La gatina, così mi colpisce pure. Ok. Carne marcia, così è carne marcia. Non mi interessa. Molto carino, però pensavo che essendo una modalità di adventure, pensavo che ci fossero più strutture in realtà. Ne sto vedendo tantissime.
Sento un rumore di arieggiante. Un drago che è sparito nel nulla e riappare nel nulla. Però c'è. Tutto molto bello, però io qui di strutture. Io invece volevo una modpack con più che altro con delle strutture da visitare, magari con delle qualcosa di figo, castelli. Allora, io direi di farla su quel piccolo alla casetta, così mi ispira. Se non muoio nel frattempo. Poi ragazzi, di board pack ne ho individuate 4-5, magari se non mi laggano tantissimo le proviamo un po' tutte. Vediamo qual è quella più carina. Ecco, forse quello là è l'albero, non so, mi sembra un albero grande quello là. Perché mi ricordo che aveva in cima i tronchi tagliati. Anch'io! Ecco, tipo quello là. Vediamo un po' se è l'albero che dico io. Ora mi sta schiacciando. È l'albero. Questo è della Towncraft, questo albero qua. Se non mi inganno. Sì. Non è l'albero gigante che dico io, però. Questo ci serve. Allora, mettiamoci sul cocuzzo della montagna. Dato che ci sono anche gli alberi della Towncraft. Che è una delle poche mod che almeno conosco. Anche se non completamente. E ci vorrebbero in realtà gli alberi argentati, che ci saranno ma sono abbastanza rari. Allora io direi, tanto facciamo una piccola costruzione qua. Mi sono stancato di vagabondare. Ma il fumo sono, cioè dalla bocca che esce il fumo, perché è freddo. Figo. Figata. Capito? Esce il fumo dalla bocca. Figo. Penso che sia quello. O sta fumando una sigaretta? Non credo. Nuovo Minecraft. Abbiamo aggiunto la mod con la marca delle sigarette. Sarebbe figo però. Da morire. Così okay. ogni volta che muori è per colpa delle sigarette. Specialmente per i bambini, guarda. Esatto. A parte che quando ero bambino io c'erano le sigarette fatte a forma di, cioè c'erano le scingomme a forma di sigarette. Serio? Sì, sì. Quindi per farti capire, oppure quello ancora prima, mi sembra non era ancora nato, però ho visto una pubblicità di un giornalino vecchio che c'era praticamente gelato a forma di pipa. Cacchio. Vede, deve essere pubblicità anni 70. Ma io il piccone l'ho rotto, tutti e due. Allora, facciamo questa un'altra volta. Facciamo. Donne i fagioli. No, ho sbagliato qualcosa. Qualcosa è andato storto. Allora, questo. Tre più cisio. Poi. Facciamo un baule. Bellino, com'è venuto sto bolle qua.
assi di abete, viene un baule scuro, carino. Ma ce ne sono anche lupi bellini. Dai, picconzo. Sì, mi piace quest'area. Carino, carino. I lupi mi fanno compagnia. Dai, butta tutto dentro. Anche la testolina. Mi piace l'area di montagna, aria pulita. Là. Qui non verrà mai nessuno a darmi fastidio. La mucca nera non l'avevo mai vista. Anzi, nera, marrone. Marrone scuro. Anzi, marrone proprio. Ma perché nera? È arrivata quella nera. Vedi che io prevedo le cose? Era una previsione, la mia. Perché nera se era marrone? Ah, comunque c'è diversi particolari di stamonde che sono molto fini, mi piacciono. E adesso me la scavo, perché tanto non ho pietrisco per costruire. Me la scavo e però forse me ne basta uno. Non ricordo male, sì. Me la scavo, però mi devo fare anche le scalettine. Le scalettine. Le facciamo così. E facciamo trick. Le facciamo così. Ci viene anche lo chassis. Ok. Grazie per il follow, Juelle, benvenuto. Che fa? Spinge? Benvenuto, grazie per il follow. Grazie. Grazie mille. Chi che si è followato? Aspetta, vado a vedere. Juelle. Se non ho letto male. Posso donare 2 euro? Se vuoi. Certo. Non ci sono problemi. Basta che non sia una donazione finta, perché si vede. Esatto. Allora andiamo su, andiamo su. Andiamo su, c'è un intoppo. C'è un intoppo, un grosso intoppo. Andiamo su. Andiamo su e andiamo giù. Quella, ma oh, calma, va giù sparato questo, eh. Poi ha preso il turbo. C'è un piccolo intoppo, eccolo lì che l'ho visto l'intoppo. Contiamo anche le scale che ho, perché poi ci rimango intrappolato come sempre. Hai ancora 30 scale, credo, un po' meno, sì. Dipende da quanto hai scavato. Così. Intanto mi va di fischiare. Ecco, e però se ci sono io mi devo. Ecco. Là. Allora, quello madonna, passa una nuvola in mezzo. Giusto, perché sono altissimo qua. Che fine ha fatto la banalista? Allora, adesso c'ho un po' di diorite. Perché il lupo scappa? Allora, facciamo così, tanto per. Perché non vorrei salissero qua, eh.
vorrei salissero. Nel dubbio io chiudo. Guarda come scappano tutti, oh. Non è un buon segno che scappino tutti, però, eh. Ecco, per tre quarti siamo a posto. Poi manca tutta la casa bellissima. Ma perché si mettono sempre nel punto sbagliato? Bravo, vai su. Qua continua a scavare. Oh, non mi scende. Oh. Sedici. Poi sarei curioso di vedere dove sbuco, eh. Vai. Proviamo a vedere dove sbuco di qua. Questa è un'uscita d'emergenza. Sicuramente servirà. Hai messo la sezione new follower, ma non hai messo chi è che si è followato. Sì, ma lo devo settare meglio, perché in realtà anche quello con Quastrilla dovrebbe essere automatico. Non so perché non lo vede, boh, ricontrollerò. Voglio vedere la tua live in 1060p. Sì. Oddio, quanto è brutto. Cioè, si vede anche bene, però che brutta proprio la grafica. Ma sarà Minecraft che... Se vedi un po' squadrettata è Minecraft, eh. Solo un po', eh. No, comunque ho visto un video con l'RTX. Sì, mamma mia, cioè... L'hai visto te il video? Sì, sì, mamma mia. Fa paura, cioè. Quindi io prenderei l'RTX solo per Minecraft. Idem. Bel 500 euro. Io prendo anche una 1000, io prendo anche una 1050, una 1680, ma la no, allora io seriamente, siccome ho intenzione di farmi il PC, quindi già da ora sto guardando. Io quello che ho visto io, che forse mi, poi io non me ne intendo, ragazzi, però io ho preso la GTX 1060 dell'Asus, che però è sempre Nvidia, e mi sono trovato di molto bene. Poi l'ho messa, non l'ho, non è che ciò l'ho settata, l'ho messa e basta, è andata in automatico, però non mi ha mai dato problemi, non fa mezzo rumore, che uno è molto cioè è grossa, perché è grossa, però tipo c'ho una ventola, non è di quelle che c'ha 20.000 ventole con 20.000 led, ha solo una ventola, però non fa, non mi ha mai dato mezzo problema. E ho visto che c'è l'RTX dello stesso, praticamente identica a quello lì, è la stessa, praticamente è la stessa scheda grafica, è l'RTX 2070. Sì, la 2070 è buona, cacchio, cioè. E mi sembra che l'ho vista a 500 euro, che vabbè, non è... dai, ci sta. Io questa la paghi 400 ai tempi, quindi non è neanche tantissimo se ci pensi. No, ma infatti poi magari c'è qualcosa anche di meglio, perché ripeto, io non me ne intendo, ho sempre preso l'Nvidia. No, ma secondo me la Nvidia è quella migliore per me, per le mie, ma esperienze. Questa cioè, io ci ho giocato, io ci ho giocato con una Nvidia, ho giocato con una 2070 Ti, cioè a Fortnite, a Minecraft, ho fatto un bel po' di cose. Cioè, anche pure questa è marca Asus, però in realtà è Nvidia, perché la sì, esatto, no, quella che ho giocato io era una MSI, la Nvidia 2070 cioè GTX è sempre Nvidia, no? Sì, sì, è sempre Nvidia, ma poi ci sono altre marche che però le producono, tipo la MSI, la
Asus. Questa è Asus, però è sempre Nvidia. Mi sono trovato. Ui. Mi sono trovato bene. Ui. E rispetto alle altre mi sembra che costi anche di molto meno. Perché una 2070 500 euro è poco. Non è tanto. Sì, sì, infatti. Perché sennò vai a spendere anche sui 900, tranquillamente. Guarda. Io magari poi ho intenzione di smontare il PC, me lo vendo. Lo smonto, vendo i componenti. E ci faccio molto di più che a venderlo intero. Intero. Sì, infatti. Tipo su Amazon l'Asus, quella che c'ho io adesso usata, la mettono 286 euro. Sì. Non è poco, eh. La fai a 286 euro in meno. La faccio anche 250. È sempre buono. Sì, cioè comunque è buono. Quella madonna che è questa. Sì. Pensi che quella che voglio prendere io costa 500 e metà me la pago vendendo la mia? Più che buono. No? Infatti, sì, sì. Allora. Poi penso che l'altra. Questo computer qui l'ho fatto su Amazon, ma penso che il prossimo prenderò la roba su eBay. Neanche su Amazon. Perché comunque Amazon ho notato che è veramente caro, cioè dei prezzi allucinanti su certe cose. Allora aspetta che faccio la roba. Allora io qua ci metterò una bella porta. Però devo andare su. Però peccato che lo. No, ma mi ha droppato! Bello! Come te l'ha droppato? Cosa ti ha droppato? Lo scheletrone mi ha droppato la sua arma. Ah. Che figata! Iron Glaive. O come si dice? Con il mio inglese personale. Ma l'hai provato il gioco che ti hanno dato? Sì, sì. No, il problema è che sempre col PC. Ti lagga, no? Come ti lagga anche quello? Però comunque sì, ci sta. Ma ti lagga? Diciamo sì, un pochino. Però ci sta. Circa. Ma di che cos'è il gioco? Da quel che ho capito è tipo tu sei, diciamo, il dio che costruisce cose. Ci sono quattro persone che devono costruire, tu dici. Però tutto in come se fosse un VR. Tutto figo. Bellino. Ma quindi è un gestionale, cos'è? Sì. Magari faccelo su YouTube un video, no? Se riesco, sì. Quando io, cioè, spero veramente di riuscire a prendermi un PC un po' più. Ma scusa, te vuoi fare il programmatore, giusto? Ma comunque mi serve, io con questo sì lo sto facendo. Però devi parlare con ciò faccio e dici guarda io per il mio futuro. Sì, beh, il mio futuro banale. Mettilo sul piano drammatico. Lo sa già, cioè lui mi ha detto che forse la scuola. La scuola mi ha detto che deve avere un PC performante. Gioca XCOM 2? Cosa? Ma è che? XCOM 2 è gratuito?
XCOM 2, sì, è gratuito. Dove? Su Steam. Ah, vero? Sì, lo sto scaricando adesso. Beh, allora mi piglio pure quello. Io c'ho l'uno. Oddio. Tu hai l'uno? Oddio, che figo. Io ho iniziato a giocare quando ero un po'. Però mi ha fatto sempre paura. No, io lo giocavo nella PlayStation 1. Quelli nella PlayStation 3, se non sbaglio. Quelli vecchissimi, vecchi, ma non sono quelli di ora, sono quelli vecchissimi. Sì, guarda, io ho provato la PlayStation 2, ma una cosa che non ci credo neanche. Un gioco bello che si potrebbe giocare in... Quale? Yeah. È The Sims 3, The Sims 3. Lo conosci? Sì, un po' vecchiotto. No, ma è carino. Io voglio. Il 4 c'ha 20 anni. È un po' vecchiotto, è vero, ma io gli richiedo la chiave. Chiave. Che scusa, allora è il 4, no? Cioè il 3. No, ma il 3 è carino. È perché il 4. Vabbè. Guarda che il 4 ha già i suoi 4. Anni, eh. Ah, ok, The Sims 4 l'ho già richiesto io, quindi. Io il 3 l'ho richiesto comunque, anche se c'è. Ok, io l'ho richiesto. No, vabbè, intanto ti sei scaricato quello che ha detto Pablo su Epic Game? No, cioè, con calma, devo ancora disinstallarmi prima Just Cause. No, ma nel senso, comunque l'hai preso. Sì, l'ho preso. No. Che fai, non te lo prendi, scusa. Ma carino. Io dopo lo scarico lo provo. Carino, questo è per il se in caso mai lo porto domani. Ah, lo porti già? Ok. Stasera lo scarico se. Guarda, se vuoi e io riesco, lo potremmo giocare insieme. Sì, voglio. Allora, aspetta un attimo, faccio una cosa. Tanto adesso su Minecraft non sto. Ma io ascolta. Ogni tanto. Magari sono che sono rintronato. Ti sento una cadenza sarda ogni tanto. Può essere? Sì. Non lo so, sai. Leggerissima. Boh. Ma forse è una cosa che è mia, No, è anche un po' mia. Nel senso anch'io ti sento così alcune volte. E io? Sardo, io sì, sardo. Sì. Di sardo non c'ho un nulla. Po'. Alcune volte sì. Tuffo. Non so per quale legge della fisica, ma. Zombie ci sono! Tuffare mi devo! For the King, eccolo qua. Vabbè, lo scarico allora, va bene? Sì, vai. Buttati! Okay. Buttiamoci! Mi lagga. Ma pesa poco, ma pesa pochissimo. Pesa poco, un netto e mezzo. Pesa un giga, cioè praticamente lo scarico entro oggi lo già il 3%. Entro oggi, entro un minuto, vorrei dire. No, un minuto no, direi 5 minuti, dai, 5. Ma allora via, non sei. Un giga scaricato in un minuto. Non sono ancora al 10%. Ma il minuto non è ancora passato. 8%. 9%. 10%. Sono un robot che ripeto. 11%. Hai scaricato 11%. Hai scaricato 12%. Hai scaricato 11%. Old World, che dei giochi abbastanza carini, carucci diciamo. Spring Event. Ormai ragazzi, anche se i giochi non si comprano più, tra quelli che ti regalano, quelli che rubi, quelli che ormai. No, ma guarda, ma te lo giuro, ma moltissimi giochi che io conosco, tra cui Just Cause 4, fino a un po' di tempo fa era solo a pagamento, l'ha regalato. Cioè, ma
Ma io anche Farming Simulator l'ho lisciato per un poco e l'ho comprato, non sapevo che l'aveva dato Epic gratis, porca miseria, ho dovuto pagare 20 euro. Mi sono mangiato le mani. Sì, però tante belle cose, ma quello è il ferro che mi servirebbe. Non lo trovo. Ho fatto la richiesta della chiave di Farming Simulator. Così ce l'avrò. Se me lo accettano ce l'avrò. Sì, a parte che per giocare insieme c'ho 400. Ma tu non sai quanti giochi ho fatto la richiesta a quanti. C'ho 450 mod, non so come si farà a giocare insieme. Perché prima 450 sei... mod? Sì. Vabbè, dai. È abbastanza non... leggero. Non so come farai a scaricartele per giocare insieme. Vabbè, almeno per prima cosa se riesco me lo riscatto. Se riesco. E poi appena arriverà il... Cioè della roba non ti arriverà, non arriva mai, te lo dico. Ma sicuro non mi arriva, molta roba di quel che ho ricordato. Magari avesse, fosse arrivato tutto quello che avessi voluto io. Era un signore. Tutti i giochi, tutti quelli che vuoi. Vediamo, cioè ci sono le chiavi per i giochi free to play, ma... Che senso ha? Se sono giochi free to play non ti serve la chiave, cioè boh, vabbè. Quello non l'ho preso neanche. Tipo, vediamo un po' se ne trovo uno abbastanza carino e vedere se su Steam c'è gratis. Allora, andiamo alla seconda pagina, poi... Tipo questo, vorrei farlo su Steam. Questo qui, perfetto. Ecco, perché questo ogni tanto qua volo? Mi sembra interessante, vediamo. Ogni tanto gli piglia che volo. Allora, vediamo un po' su Steam. Allora, andiamo da via, andiamo a Steam. Da qua. Ecco qua, negozio. Andiamo sul negozio. Oh. Ah, ma è vero, ma mi sta scaricando un altro gioco. Com, cacchio, è vero. Ecco perché ci mette così tanto. Mi ero dimenticato che c'ho scritto. Bene, non ho il piccone per scavare. Che cosa scava? Allora, sospendi. Questo PC. Cioè, sono stato 3 ore a cercare il ferro. Quando ho trovato il ferro non avevo più il piccone che mi si è rotto. Bene. Che bravo. No, mi spiace. No. Ho quasi finito di scaricare quel gioco. Sì, lo provi. A parte che te è una missione da compiere, non ti può distrarre dalla tua missione. Lo so, cioè quella lì di fare il server. È una missione. Ah, ok, ho trovato un gioco. Quelli gratis. Che server però... backup starter. Oh, no. Non è ancora uscito in Italia. Cosa? Vabbè, aggiungi alla lista dei desideri. Cosa? Chi? Ho trovato un gioco che non è disponibile in Italia. Ma... Io... Ma... Io... C'è 4 o 5 giochi per Nintendo Switch, se... è che non me li daranno mai. No, 10. Perché sono costano Nintendo Switch è un po'... è ancora più difficile. No, ma in realtà 3 mi sembra 3 me l'hanno già dati, 2 o 3 me l'hanno già dati. Oh, giochettini, però neanche troppo brutti. Mm.
non ci possiamo lamentare. Ma tipo per esempio anche Mario Kart a me piace, mi piace parecchio. Capisco. Solo che quei giochi non ti vedranno mai. Ma sì, tanto guarda. Ok. Va bene ragazzi, comunque direi di la live la possiamo anche staccare, tanto un'occhiatina. Mi dispiace che non abbiamo visto dei dungeon un po' diversi, qualcosa di un pochino più, cioè un bel paesaggio, tutto molto curato, però volevo vedere qualche struttura nuova. Invece non ne abbiamo viste, abbiamo visto qualche drago gironzolare, qualche libro, anche questo libro di magie, però scritto in aramaico antico qua. Secondo me questa è una modpack che va approfondita parecchio, però promette bene. Magari ci giocherò anche un po' off camera, vediamo un po'. Si continua a dare i libri. Va bene, usciamo prima che mi fanno fuori, tanto fammi uscire almeno che sono vivo. Noi ci vediamo domani. Domani cos'è? Domenica? Domani è sabato. Rotoi è un server, no Rotoi, praticamente è una modpack presa dall'app di Twitch per vedere com'è. Il server al momento non, ora non so se è chiuso o è aperto, però è praticamente Artio sta lavorando a un server, sta utilizzando il server per fare un server minigame, che poi non sarà solo minigame, ci sarà anche il vanilla, ci saranno varie cose. Quindi è un lavoro un po' lunghetto, però sta utilizzando il server per quella cosa lì. Poi non so se, diciamo, al momento è aperto oppure gli servono i giga per lavorarci. Perché no, comunque... il moddato per ora è chiuso. Ah, quindi lo sta utilizzando per fare questo lavoro qui, che sarà un po' lunghetto, però dovrebbe essere... mettere anche i moddati. E l'idea c'è, però... L'idea c'è, il problema è avere lo spazio. È lo spazio. Cioè, è la RAM più che lo spazio, perché lo spazio c'è, è la RAM. La RAM, quello sì. Spazio inteso come RAM. Esatto. Vediamo un po', se... Vediamo un po'. Io, se... A me piacerebbe. Horde King, l'ho avviato. Si sta avviando. Provalo, poi mi dici se ti piace. A me piacerebbe un moddato, perché così... Cioè abbiamo un server dove chi vuol far minigame fa il minigame, chi vuol far vanilla fa il vanilla, chi vuol far moddato fa il moddato, e ognuno fa quello che più gli piace. Sarebbe molto carino. Purtroppo il lavoro che sta facendo solo Arte, perché non me ne intendo, quindi è un bel carico. Esatto. Lui fa quello che aiutare. Lui fa quello che può, quindi se ce la fa bene, se non ce la fa va bene uguale. Se ce la fa bene, se non ce la fa, sti cazzi. Però puoi mettere solo le pack di Twitch, se puoi. Ma le mod pack di Twitch sono grosse, non so, piccole. Tipo questa, anche questa è un botto di mod sono, A me ogni tanto mi dava qualche colpo di lag, Cosa che Minecraft a me non me lo dà quasi mai. Non me lo dava nemmeno quando avevamo la mod pack quella vecchia con... La Towncraft completa, che solo quella era pesantissima. Già entrando nel game mi sta laggando. Non dire altro. No, ma. Però Artio. Cioè che te, porca boia. Ma cosa ti devo dire? Guarda. Qualsiasi cosa ti lagga. Ma che ti devo. Anche Minecraft in realtà non è che sia proprio il massimo. Player 1, player 2, player 1. No, voglio il player 3, no, scherzo, il player 3. Vai, start game. Ti voglio. Provo al solitario, vedi se ti lagga. No, infatti, è quello che sto facendo. Boia.
Siamo assediati, tutti i giochi possibili giocare insieme e tutto, tutta la roba di rank. Oh, senti, non è colpa mia se comunque è un PC da Ah, 18 no, è anni stata fa. mia, oh. Andiamo. Sarà mia. PC è tuo, colpa è tua. Dillo a mio padre, non dirlo a me. Vabbè. Gli avevo sempre chiesto un PC nuovo e ancora niente. Cosa vuoi che ti dico? Ma scusa, se te lo assembli, spendi anche molto meno. Ho capito, il problema è che non me lo vogliono prendere ancora, maledizione. Che cazzo ti devo dire, Mighty? Madonna. Corrompili. Sì. Gli rubo la carta di credito e me lo prendo io. No, così ti rovini. Un altro discorso, lì proprio te lo spaccano nella testa il computer. Basta che ci provano che poi spendono solo soldi a spaccarlo, quindi non è proprio il massimo. Devi corrompere, ti devi arruffianare, ti devi corrompere. Ho capito, ma non c'ho Gli voglia, devi mi sono fare portato un l'occhi grosso pane dolci. da chiedere, cioè. Gli devi fare gli occhi dolci. Ma che occhi dolci, che se faccio gli occhi, guarda, me li cavano. Vabbè, Gli fai gli comunque. occhiali dolci allora. Gli occhiali dolci. Come funziona sto maledetto coso? Devo andare qui. Vabbè ragazzi, Ah, comunque ecco al qui. momento vediamo un Ma po', dai. che cos'è sta cagata? Ma scusami, ma cos'è? Come cos'è sta cagata? Come funziona? Non sto capendo, aiuto. Come Ma funziona? non lo so, io non ti posso di un gioco che non ho mai visto. Fammelo Ah, è vero che scaricare. tu non hai ancora giocato a sto gioco. No. Io lo Ah, aspettavo giusto, gratis, tu hai non hai. capito? Allora, ti dico, è strano, è un gioco strano, sinceramente non so che Strano. dire. Cioè, a laggarmi si vede un po' il lag, ma non è che di lag niente. Quindi, Vabbè, ma io lo provo, poi ti dico. come nice day? Ma cosa vuol dire sta cosa? Cioè, cosa non ho capito. Ah, ok, devo. Ora devi combattere. Vai, combatti. Fight. Ma che. Ma cosa cacchio? Cosa sto vedendo? Ma che si spogliano, cos'è? No, no, ma cioè, è strafigo. Ok, vai di arco, vai di arco. Ma Vai deve essere un Rubel, gioco di vai via. combattimento a turni strategico, no? Non è così? Ah no, ma è. No, no, però è figo. No, no, Mighty, ma è figo. Ci possiamo giocare anche insieme se vuoi. Ma io te l'ho fatto scaricare apposta, no? No, no, ma è figo. Cioè, io pensavo chissà che invece. Vabbè ragazzi, dai, noi ci vediamo domani, cos'è domenica? È Domani è sabato. sabato, allora ci vediamo domani, poi domenica riposo. Domani forse portiamo questo qui, King, come si chiama? For the King si chiama. For the King. Vediamo un po'. Che ragazzi? L'altra volta abbiamo portato Mario 64, lo voglio riportare perché mi piace. Devo solo settare i comandi per metterli Sono fortissimo, mamma mia. su questo qua, su questo game pad qua, dell'Xbox. Victory Collect. Questo qua. Collect. Allora, da quel che ho capito, la dinamica del gioco è che tu sei un personaggio, sei tre personaggi, scusa. Ti devi spostare in una minimappa che puoi vedere, che poi ogni volta si allarga per tutte le cose che completi, e ogni volta che ti sposti puoi fare dei combattimenti. Ci sono anche delle città dove ti puoi riunire con altri giocatori, quindi anche lì è figo. Ma poi cosa Poi non ho c'hai? ancora capito bene cos'altro devi C'è fare, armi, però. armature, c'è un. Sì, c'hai le armi, hai delle armature, poi anche se non sbaglio. Ah, ok, perfetto, puoi andare qua. Ma a turni? Ah, eccolo qua, perfetto. Quest board. Ecco qua, ti puoi anche potenziare. Vedi, c'è il market, qua c'è un po' di roba. Qui c'è buy, ecco qua, vedi, puoi comprare. Sì, figo, ci sta.
Quindi, noi ci vediamo con questo è figo, ci vediamo domani. Ciao a tutti! È figo!